Buongiorno a tutti quanti ragazzi, benvenuti nel canale Gameplays, un saluto dal vostro amico Salvo. Oggi pubblichiamo il 12° video della mia rubrica Video Game News. Come ho già detto in alcuni video precedenti, non è che pubblicheremo tutti i giorni, ma quando ci sono notizie interessanti, poi specialmente nel mese di agosto le notizie ce ne sono veramente pochi. Poi a settembre, quando si ritornerà alla normalità, pubblicheremo sicuramente tutti i giorni. Va bene, ragazzi, allora ritorniamo a noi. Leviamo il logo, ci sono poche ma notizie importanti che vi possono interessare, specialmente su Fallout 76. Quindi drizzate le orecchie, ragazzi. Ora iniziamo, levo il logo come sempre. Ok, la prima notizia, perché che se la fosse persa, io l'avevo detto 2 giorni fa, ragazzi. Era su Doom, c'era la diretta live. Questa notizia la pubblica Eurogamer.it. Come state leggendo, io ho visto anche i video spettacolari, le invasioni. Come leggete, le invasioni alla Dark Souls, ragazzi, cioè trovi il segno e lo evochi il tuo avversario. Onestamente è una figata pazzesca. Vi leggete l'articolo, vi leggete, poi se basta scrivere Doom Eternal su YouTube dovreste trovare anche i video pubblicati, perché io già l'avevo già fatto vedere in un video precedente i loro siti ufficiali, sia di Twitch che di YouTube, ragazzi. Quindi vi leggete la notizia, che è estremamente interessante. Ora viene il pezzo forte. Forse molti storcerà il naso, ma per me non cambia nulla, anzi secondo me è più semplificato. Praticamente la notizia la pubblica multiplayer.it, io ho preferito pigliare il loro articolo per il semplice fatto che c'è il video, come piace a me, in stile cartone animato Fallout, dove spiega le perk, ragazzi, basate sulle carte. Perché chi ha giocato, che ne so, a Warframe sa che le abilità si cambiano con le carte. È la stessa cosa, ragazzi, non cambia nulla, anzi è più facile. Ora facciamo partire il video. Io ho abbassato un po' l'audio perché credo che viola il copyright. In tal caso mi arriverà la notifica e poi in tal caso io leverò l'audio dal gioco. Purtroppo è così. Ora lo faccio partire, mi raccomando, ascoltate bene. Io metterò sempre il link in descrizione così voi vi potete vedere il video. Vai, iniziamo. Nell'episodio di oggi, diventare persone migliori. Nella vita dobbiamo giocare con le carte che ci vengono date ed eseguire i compiti assegnati al meglio delle proprie possibilità. Ma dopo il disastro atomico, le carte in tavola potrebbero essere state mischiate. Sono finiti i giorni delle cose semplici. Oggi il comune lavoratore deve essere anche agente segreto. Contadino, maestro di arti marziali, gelataio, fisico nucleare. È Difficile divertente. gestire tutto questo. È facile, con il materiale Queste di sono addestramento le ufficiale carte e i per le perk. tanti potenti strumenti, imparerete a sfruttare al meglio le vostre competenze e a comprendere cosa vi rende davvero speciali. Migliorate il più possibile! Superate voi stessi! C'è in gioco la vostra sopravvivenza! Con il futuro impegno, condividete le nuove conoscenze per ottenere grandi benefici! Qui è facile capirlo, perché io uso per esempio i compagni, se usano tutti la stessa abilità, il gruppo è più forte, però su altre abilità, per esempio questi qua che hanno l'abilità nelle armi da fuoco, con quelli da mischia gli fanno il culo, cioè è pure ovvia la A un cosa. certo punto della Sta a tutto partita, scegliere le perk giuste spettatore, nel gruppo, decidere di o nel farsi caso sei da soli. sentire. Ma Non all'inizio esitare. momentaneamente si sarà Non in gruppo, si esitare. sarà in multiplayer, Iniziare le quindi radiazioni, bisogna fare le cose in interagire con gli compagnia, o se no altri si gioca utenti. male. Ora vediamo quando sarà che Questo uscirà, ma avrete secondo ottenuto me l'abilità unica questo di Fallout utilizzare 76 più di un si alieno prospetterà un nell'arco di bellissimo 3 ore. gioco, anche se io preferisco giocare in single player, sia chiaro. Che a me Realizzate piace con il l'esplorazione fatta in un materiale certo scheletro di modo, Riss.
Mi piace pianificare la strategia di attacco, mi piace. Invece in multiplayer questa cosa non si può fare. Sono sempre belli i filmati della Volte. Ok ragazzi, qua vi leggete poi l'articolo che vi spiega altre cose. Nei punti rossi ci sono altri link correlati. L'articolo è interessante, il video è interessante, quindi in tal caso commentate. Ricordate che quando uscirà il gioco a novembre, io, come ho già detto, perché che voglio giocare in mia compagnia, io sto cercando di creare una comitiva di 25-30 persone, perché su Peggio sarà lì quel numero per poter fare un server per i fatti nostri e poter giocare in libertà se voi volete. Quindi mi raccomando, se volete contattatemi o scrivetemi nei messaggi di YouTube sotto a questo video. Ok ragazzi, l'altra notizia riguarda Call of Duty 4. È stata sbloccata la modalità segreta, ragazzi, quindi penso che vi farà piacere a chi ama questo gioco. Eccola qua, pubblicata sempre da multiplayer.it, Black Ops 4, rivelata la modalità segreta. Questo non è il video della modalità segreta, ma è il video dell'anteprima. Non ve lo faccio vedere perché l'ho già fatto vedere. Vi dovete leggere l'articolo. È interessante questa modalità segreta. Quindi, per i patiti del gioco, questa è la vostra notizia. Io allegherò sotto il link in descrizione. Mi raccomando, se volete, lasciate un bel pollice all'insù, ragazzi. Poi l'altra notizia è il trailer che è uscito di Elder Scrolls Online. Ho trovato un trailer ufficiale in italiano, ragazzi, che ora faremo partire. Allegherò sempre il link in descrizione. La notizia la pubblica vg247.it. Facciamo partire il trailer per gli amanti di Elder Scrolls Online. Che poi il gioco è in inglese, loro gli hanno aggiunto i sottotitoli, ma il gioco è in inglese. Ok, qua finisce il DLC, finisce della modalità Elder Scrolls Online. Come ho detto, allegherò il link sotto, leggetevi l'articolo, è interessante. Nei punti rossi ci sono altri link associati di questa notizia. Poi l'altra notizia molto molto interessante è per i giocatori di Rage 2. Io lo sto aspettando questo gioco. Ieri hanno fatto vedere 7 minuti di video inedito di questo gioco. Come già avevo detto, sto gioco si preannuncia una figata pazzesca, ragazzi. Cioè, questo è un gioco che spaccherà di brutto. Quindi ora facciamo partire il trailer e parla il trailer. Sempre Bethesda, non so se mi spiego, ragazzi, un giocone. Vastissimo. Il personaggio che impersonerete è originario di Vineland, un'enclave isolata da tutti i soggetti dopo un attacco della rinata autorità.
fan del primo titolo lo ricorderanno come un utile alleato. In puro stile Elite, il protagonista possiede un arsenale di armi di tutto rispetto. E a fare il suo ritorno trionfale, una delle armi preferite dai fan, il Winston, in grado di eseguire nuovi trucchetti che stiamo per mostrarvi. Dopo esserci sbarazzati dei mutanti dell'autorità, parliamo con il dottor Quark. Ecco qui, Peach. Non è mai stata dislocata e orbita ancora intorno alla Terra. Devi solo andare al centro spaziale Eden e richiamarla dall'autorità. Ah sì, dimenticato. Potrebbe essere pieno di bambini. La fazione dei bulli, per la precisione. Quella dei bulli è solo una delle tante fazioni che incontreremo. La fazione dei bulli, mitico. Ho detto che questo gioco spacca, ragazzi, si preannuncia un giocone. È la cosa bella che è in single player. Non so se ci sarà la moneta multiplayer, ma non credo. Thank you.
Al suo interno otterrete una nuova abilità, Devastazione, una potente esplosione di energia cinetica. È ora di mettere alla prova la nuova abilità contro di loro. Bello, niente da dire, c'è proprio niente da eccepire, veramente bello. Questo gioco lo vedrete anche nel mio canale, ragazzi. Nel mondo di Rage 2 incontrerete molti mutanti per questo. Meglio stare in guardia o vedrete schiacciati. Sì. L'enorme mondo aperto di Rage 2 è pieno di armi, veicoli e azione a cardiopalma. Ringraziamo per aver dato un'occhiata a quello che potete. Ok, qua fermo il video, trovate il link in descrizione, ragazzi. La notizia è di multiplayer di spaziogame.it. Ok, l'altra notizia riguarda Cyberpunk. Hanno pubblicato altre notizie aggiuntive, le classi, i multiplayer e così via. Quindi vi leggete l'articolo, vi leggete, ragazzi. Il gioco uscirà sia per PlayStation che per Xbox One. Non so se uscirà anche per PC, ma credo di sì, credo, non ne sono sicuro, quindi non saprei, poi a caso lo aggiungerò sotto in descrizione. C'è l'intervista del giornalista quando è andato all'EA 3 a provare il gioco, quindi è un video vecchio che non faccio vedere, 11 minuti, ma vi consiglio di guardarlo perché vi dà le sue impressioni e onestamente lui è uno che di giochi ne capisce. Quindi qui finisce la mia rubrica per questa domenica. Come ho detto, ragazzi, non pubblicherò tutti i giorni, specialmente ora nel mese di agosto che ci sono le ferie e le notizie girano col contagocce, anche se ricordo che il 20 e il 25 agosto ci sarà il Gamescom. Mi raccomando, collegati sulla PlayStation, uscirà il link anche sulla PlayStation, vi arriverà la comunicazione e ognuno si potrà seguire dalla propria PlayStation in Gamescom, che vi consiglio perché ci saranno delle notizie e dei giochi molto interessanti. L'ultima notizia riguarda il mio canale, ragazzi, mi faccio un po' di pubblicità, vi chiedo di aiutarmi. Ieri ho pubblicato il primo video di We Happy Few. Devo dire che il gioco è veramente bello. Io sto cercando di fare una guida a Certosina, l'esplorazione a Certosina. Oggi alle 14.30 ci sarà la seconda diretta live, che intitolerò La chiave del bunker. Lì nel video dirò una cosa che non ho fatto nel primo video, perché che se lo fosse visto tutto, io non ho liberato il cuoco, ma ci sono riuscito, vi spiegherò come si fa. Quindi non perdetevi la diretta live delle 14.30 su questo strepitoso gioco, ragazzi, è veramente bello, lo consiglio. Perché poi, come ho detto, usciranno 3 DLC, io sto aspettando che esca il Session Pass per prenderlo. Ok ragazzi, io vi ringrazio, vi auguro una buona domenica e come sempre ci becchiamo in diretta live. Ciao, alla prossima ragazzi.